Io c'è stato un periodo che avevo paura pure uscire di casa. Spiace se mi posso allentare la cravatta, posso? Sì, grazie. Con assoluta libertà. No, è che se io fossi arrivato alla fermata dell'autobus del 93 in Colume, avrei vinto una guerra. Certo. Allora. Ma devo dire che mi scoraggia il fatto che, malgrado i tempi siano maturi, siano cambiati, eccetera, però noto che il bullismo, noto che queste forme stronze e crudeli di certuni hanno ancora il campo libero, ancora vengono praticate queste brutte azioni, no? Però devo dire da un altro canto che questo confronto con il popolo, con la gente, e io l'ho vinto semplicemente affrontando l'inquisitore. Io tornavo indietro e gli facevo a questi ragazzi di periferia, gli facevo: ma tu hai fatto qualcosa di male? Che cosa posso avere? Cosa può averti indotto ad avercela con me solo per il fatto che magari non mi vesto come te? Questa cosa, questo atteggiamento mio li metteva talmente in difficoltà fra di loro. Ma lasciamo perdere questo, ma chi te ne andiamo a casa? Se ne andavano, poi piano piano c'era sparsa la voce che avevo coraggio. E in quei frangenti, soprattutto certo, fra quella popolazione, avere coraggio per loro era rispetto. Capito? Allora, questo Cetana.